Nuova puntata di Solo Chi C'ha Fede. Avete sentito, siamo iniziati carichi con la nostra band, la Mimì Sara Band, la nostra Nicole quest'oggi. Ciao, ma ne parleremo nel corso della nostra puntata. Brava Nicole, complimenti, una rockstar per noi questa sera. E iniziamo subito, perché voi lo sapete che noi parliamo di uomini dello sport, di quelli che hanno fatto la storia dello sport italiano e non soltanto. Quest'oggi un personaggio particolare, lo avete sentito in molte versioni, andremo a scoprirne il lato umano. Chi è lui? È stato un grande dirigente sportivo, è stato colui che ha fatto la nostra storia del calcio, è stato colui da cui sentiremo tante cose interessanti, un uomo tutto d'un pezzo. Scopriamo chi è attraverso la nostra clip selfie. Ciao Federica, buongiorno, sono Mogi Luciano. Mi conoscete, faccio l'opinionista e giornalista per Libero e sono qui per la vostra trasmissione. Ditemi solo quello che devo fare. Signori e signori, ecco a voi Luciano Moggi. Vado. Luciano, benvenuto. Ma sai che non mi aspettavo di fare l'entrata lavando Osiris. Non, ti così. È piaciuta? Noi sì, sei piaciuto in questo ingresso? Sì, a me mi piace sempre. Luciano, se tu ti dovessi... Tu ti piaci sempre? Sì, io sì. Beh, è una cosa fantastica questa. Sì, ma lo dico, lo faccio da me stesso, quindi non ho altre... mi piace, io personalmente poi magari non piaccio agli altri. Beh, ma piacere a se stessi è la cosa più importante. Sì, questo è vero. Senti, iniziamo subito a parlare di Luciano Moggi con C'è Fede e Fede. Caro Luciano, la fede nel calcio, per quanto ti riguarda, è un argomento un po' particolare. Perché? Perché ci siamo chiesti e mi sono chiesta, dopo le varie problematiche riferite a Calciopoli, di cui un po' conosciamo le vicende tutti, chi più chi meno, chi più o meno verità, hai continuato comunque con passione e dedizione a parlare, a occuparti di calcio. Si sarebbe detto che dopo una cosa del genere, questa delusione, magari tu avessi lasciato completamente il mondo del calcio, invece no. Ma diciamo che io mi sono occupato prima di tutto per far capire la verità alle persone e credo di esserci anche riuscito, perché in tutti gli ambienti adesso riconoscono che quella è stata soltanto una buttata di alcuni per impadronirsi del calcio. Purtroppo noi eravamo all'apice di una situazione, vincevamo sempre, chi meglio di abbattere se non noi? E infatti hanno fatto tutto il possibile per farlo e ci sono anche riusciti. Però si sono dimenticati poi alcune cose che io invece ho tenuto in considerazione. E guarda caso, da un tribunale ad un altro, dal tribunale di Napoli al tribunale di Milano, la condanna non è venuta per Moggi, ma è venuta per gli altri. E quindi c'è anche una differenza sostanziale tra quello che è successo da una parte e quello che è successo da un'altra. Ed è questo che praticamente mi ha dato soddisfazione. La giustizia divina. Pensi, in quanto anche credente, che ci sarà una giustizia divina, visto che ti senti vittima di fatti sbagliati e non corretti? No, io non mi sento vittima di niente e di nessuno. Ho fatto la mia battaglia per far emergere la verità. Credo che adesso tutti sappiano quello. La chiamano addirittura Farsopoli, non Calciopoli. Quindi questo qui per me è già sufficiente. Ho detto prima, lo ripeto adesso, che il problema non è mio direttamente, ma lo faccio per gli altri. E poi credo molto io nella giustizia divina. Mi dispiace dover dire che tanti praticamente di quelli che hanno fatto Calciopoli sono passati a migliore vita, praticamente forse il tribunale di Gesù
metterà in chiaro tante cose che qui non sono state messe, però la sostanza qual è? È che adesso ci troviamo qui a parlare ancora di Calciopoli. Ma no, ci troviamo qui a parlare di Luciano Moggi, non parliamo di Calciopoli, vogliamo sapere cosa ne pensi tu, soprattutto il lato umano tuo riguardo questo. Tu tecnicamente nei dettagli hai spiegato abbondantemente in tanti programmi e trasmissioni, ma noi siamo qui a parlare più dell'uomo, del cuore dell'uomo che dello sport. Sono nato con la fede. E credo sempre nella bontà delle persone, non ho mai fatto niente di particolare che potesse fare danno a qualcuno. Devo dire anche che quando ero il tanto decantato ferroviere, non capostazione ma capogestione, per dire come sono fatto... Poi ne fatto, parleremo di questo perché abbiamo delle sorprese. Ma per dire come sono fatto io, praticamente stavo in una biglietteria, ho sbagliato a fare un resto, a uno straniero, ho dato 300 lire, allora erano in meno, l'ho portato in chiesa, tanto per dire come sono fatto io. Luciano, scopriamo qualche momento tuo particolare attraverso foto ricordo. Nostro spazio, Luciano, adesso vedremo dei tuoi scatti e ci racconterai di questi, così possiamo parlare di qualcosa in più di te. Andiamo con la prima immagine. E così ci colleghiamo esattamente a quello che hai appena accennato, ovvero la ferrovia. Sì, cosa rappresenta per te la ferrovia? So che tra l'altro all'inizio della tua carriera ti chiamavano anche Paletta. Sì, è vero. E io mi sono tenuto questa specie di nomination di Paletta proprio perché per far un piacere, direi, ai giornalisti, anche perché loro intendevano Paletta perché fossi la Paletta è l'arma del capostazione per far partire i treni. Ecco. Siccome io non ero un capostazione ma ero un capogestione, quindi Paletta non era appropriato, perché io praticamente mi raccordavo con la commercializzazione e non certamente con il movimento dei treni. Però i giornalisti faceva comodo dire Paletta e io dico, vabbè, sono Paletta. Prossima immagine per Luciano Moggi. Varenne. L'immagine di Varenne, sì, che tutti noi conosciamo. Cosa hai fatto sfuggire al tuo socio un tempo? Raccontaci. Io vorrei sapere chi vi racconta tutte queste cose. Allora, solo chi c'ha fede a mezzi allora, molto importanti. Allora, Varenne è un cavallo. Intanto cominciamo a dire che è un cavallo, sì, perché probabilmente non tutti che seguono l'Ippica sanno che è un cavallo. E niente, io ero stato interpellato praticamente da un guidatore francese su due cavalli che sostanzialmente potevano andare bene. Me li voleva vendere ovviamente, siccome io avevo un socio nei cavalli e non avevo tempo di andare a vederli, anche perché se fossi andato io a vederli o non facevo niente o li prendevo tutti e due, e il socio mio praticamente scelse il cavallo che non ha mai corso, mentre Varenne praticamente era il cavallo che vinse tutto, diventò campione del mondo, eccetera. Io non sono appassionato di cavalli, però c'era mio padre che era appassionato e praticamente ho comprato dei cavalli per far divertire lui. E tra questi cavalli c'era un cavallo che aveva scelto mio padre, Offenelle B, il quale Offenelle B, guarda caso, avevo quattro cavalli, attenzione, non una scuderia, ha vinto il titolo di campione d'Italia, ha vinto una corsa importantissima come il derby. E non è che io ho percepito economicamente il guadagno sull'attività, però la realtà che si divertiva era mio padre e quando è morto mio padre ho chiuso con i cavalli. Che ricordo hai di tuo padre? Il primo che ti viene in mente è il più bello. Diciamo che mio padre è sempre stato uno che è affezionato alla famiglia, uno che praticamente mi ha dato tutto, noi eravamo poveri.
una povera gente che praticamente però mio padre andando al bosco mi ha portato a studiare e quindi a poi a fare un certo lavoro che io a un certo punto ho anche interrotto giocando a pallone, ma poi praticamente ho ripreso per poi finire, come sapete tutti, in Serie A come dirigente. Perché il calcio secondo me non era alla portata mia, io ero uno forte fisicamente, con i piedi però un po' particolari e quindi ho ritenuto opportuno smettere e cominciare la carriera di dirigente. Prossima foto. Una triade che tu conosci molto bene. Moggi, poi chi abbiamo? Ce li vuoi È descrivere Giraudo tu? e Bettega. Giraudo e Bettega, esatto. La triade. E questa Sei era scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA. il titolo mondiale di club, di tutto. Forse era meglio se vincevamo meno, a dire la verità, però erano tutti bravi. C'era Giraudo che è un competente sull'economia non indifferente. Bettega è uno che tocca di fino, come quel ragazzo che ha giocato prima col pallone, però mentre Bettega sul campo faceva le cose, questo qui può fare il Giorgio dei, noi, centro. dei nostri fast food freestyler sono Comunque bravissimi. è stato bravo, Bravo, mi è vero? piaciuto, sì. Ecco, Bravo Giorgio, approfittiamo per farti un applauso. io per esempio non avevo il palleggio che c'ha lui, io menavo soltanto, quindi ho ritenuto Ah, tu opportuno, menavi beh soltanto? insomma abbastanza, ero, fisicamente ero prestante rispetto ad altri e di conseguenza non per niente mi chiamano Lucianone, È Lucianone, ah, è per questo che ti chiamano Lucianone, non lo vedi? so, e questo ancora non lo so, lo devo scoprire perché Sono tanto. tante motivazioni probabilmente, qualcuna ne sai e qualcuna non la sai No, nemmeno. ma tante cose non so, tante cose non so e tante cose non sapevo, perché praticamente per quello che è capitato è meglio lasciar perdere. Prossima immagine. Raccontaci. Coppa UEFA, finale contro l'Ajax. Beh, questo è un periodo buono del Torino Calcio. Credo che sia una delle società dove ho lavorato in maniera particolare migliore, anche perché è una società poverissima, dove il presidente praticamente aveva dei problemi economici non indifferenti, io dovevo vendere i giocatori per pagare gli stipendi ai giocatori. E qui addirittura siamo arrivati in finale ad Amsterdam con l'Ajax dei migliori tempi e guarda caso. Abbiamo fallito l'obiettivo facendo due pari, una traversa e lo 0-0. E ci sono delle cose che non si possono raccontare che succedono nello spogliatoio e lì è stata veramente una comica, un disastro per il risultato perché meritavamo di vincere, una comica per quello che poi ho saputo dopo, che magari il presidente era pure contento perché così non premiava i giocatori economicamente, tutto l'insieme di cose che praticamente fanno parte del calcio, non della coreografia, ma dell'interno del calcio che la gente non sa e inventa. Abbiamo una piccola sorpresa per te che ci Bene. svela qualcosa in più proprio di Luciano Moggi. Ciao Luciano, ma anche a Sport Italia hai fatto lo scherzo che non ti presentavi più per l'intervista? Ah sì. Che scherzetti combini? No, io ogni tanto magari dico che non vengo più, magari sono già in sala regia, voglio dire, e magari si preoccupano che sia vero, poi mi presento. Per esempio, è successo con il povero Aldo Biscardi una volta, mi disse: tu adesso fammi una cortesia, io dirò in trasmissione che ho rintracciato Moggi all'aeroporto di New York che sta facendo una trattativa per un giocatore. Io ero in sala regia e da lì gli rispondevo. Quindi, 10 metri da Biscardi, rispondevo a lui su quello che voleva sapere da New Sei York. anche un uomo spiritoso, insomma, Così. Sei un uomo di humor. No, a me è praticamente sempre piaciuto il divertimento, perché lavorando e divertirsi praticamente non si fatica, lavorando e basta si Qual è il fatica. tuo Non hobby preferito, Luciano? lo posso dire. Dai, facci una confidenza a solo chi c'ha fede. Mangiare. Mangiare? Cioè, Piatto questo preferito? è pasta asciutta. In tutti i modi. In tutti i modi. Però Ah, ottimo. c'ho una preferenza per aglio, olio e peperoncino.
che non si sbaglia mai. È vero. E adesso noi ci ralleghiamo un po' con My Music e scopriamo i tuoi brani preferiti. My Music, ragazzi! Bravissima, bravissima. La canzone qual era? L'inno della Champions. L'inno della Champions. Sto scherzando. Quando abbiamo perso la Coppa dei Campioni a Monaco di Baviera contro il Borussia Dortmund. E l'incazzatura sta praticamente in una cosa molto complicata per il calcio, quella di andare a fare una partita sapendo di vincerla prima di giocarla. E lì è un colpevole sono anche io, perché sono andato con troppo ottimismo a fare questa partita, anche perché il presidente del Borussia Dortmund di quel tempo praticamente aveva una simpatia sfrenata con me e se gli dicevo di prendere un giocatore lo prendeva. E io in quella squadra ho messo ben 7 riserve della Juventus, le quali 7 riserve ci hanno battuto in Coppa dei Campioni. E questa penso che sia praticamente la cosa che mi è dispiaciuta più di tutti, però si va incontro a certi problemi nel calcio, perché deve essere affrontata una partita e l'avversario nel modo sempre più concreto e mai darsi l'idea di aver vinto prima di giocare. Prossima canzone per te, Luciano. La lontananza sai, è come il vento che fa dimenticare chi ma è già passato un anno ed un incendio che mi brucia l'anima. Io che credevo d'essere più forte mi sono illuso di dimenticare e invece sono qui a ricordare te. Meraviglioso brano, La lontananza. È una canzone che mi piace in modo particolare, ma è la musica che mi piace, sono le parole che mi piacciono. Non è che ho lontananza da nessuno, anzi ho vicinanza di tante persone. E si percepisce. Faccio sentire l'ultimo brano per te di My Music. Questo me lo ricordo. Tu luna, luna tu, luna caprese, cava sonna l'amore, innamorata. Meravigliosa, la Mimì Sara Band, ci stupisce sempre. Luna Caprese, Peppino di Capri. Qui
ci sarebbe da dire tante cose. Peppino è un amico mio, Capri è il posto che adoro, perché sono io, pensate che quando ero dirigente del Napoli avevo praticamente la sede vicino a Mergellina. Finito il lavoro a mezzogiorno e mezzoluna, prendevo la barca ed andavo a Capri a mangiare. Mi facevo un bel bagno e poi dopo ritornavo in sede al lavoro. Per me è sempre stata una attrazione, Capri è quel qualcosa, un paradiso terrestre, quindi avere un discorso con Peppino e sentire Luna Caprese mi ha sempre dato soddisfazione, tutto qua. Tu che sei così deciso, vogliamo metterti alla prova con testa o cuore? Te lo spiego. Il nostro partner, Bricofer, mette in tutto ciò che fa testa e cuore e va veramente alla grande. Mettere testa e cuore insieme nelle cose è semplice, di tutto un po'. No, tutto ma scegliere... non è semplice. Ma aspetta, perché adesso te la faccio ancora più complicata. Ovvero, brava. Ti propongo delle immagini e da queste immagini, che sono tue rappresentative, mi dirai se testa o cuore tassativo. E che vorrebbe dire, scusa? E devi scegliere se tu metti più testa o più cuore in ciò che vedrai. Ah, vabbè. Prima immagine. Silvio Berlusconi. Lui ti voleva al Milan. No, allora questo è un altro discorso. Allora diciamo testa, perché è sicuramente Berlusconi una persona che ha fatto di tutto per portarmi al Milan, poi però dall'altra parte c'era uno che doveva andare via e che ha fatto scoppiare Calciopoli. Quindi è tutto testa. Un po' una testa di Berlusconi, poi dell'altro lasciamo perdere. Quindi testa. Seconda immagine. Un arbitro. Che cosa ti fa pensare, più alla testa o al cuore? Beh, qui siamo in un campo un po' particolare. Sì. Quando parlano di arbitri di Moggi, sembra che Moggi vinceva perché era per gli arbitri, no? Poi dopo è venuto fuori che in quel processo stesso gli arbitri sono stati tutti praticamente ritenuti non colpevoli. Quindi più che testa e cuore vorrei dire per chi fa vedere un'altra cosa. Allora mi permetto di dire io, faremo una non testa. Terza immagine. La curva della Juventus, gli ultra. Questa sicuramente è cuore, da è parte cuore. Dei tifosi, su questo non c'è dubbio. Che ricordo hai della curva? Come ti accoglieva? E della curva, quando siamo in curva bisogna suonare, quindi perché è pericoloso entrarci. Però voglio dire, ricordo la curva è eccezionale, anche perché praticamente è un tifo appassionato, vinceva sempre la Juventus e non era neppure difficile andare d'accordo. Luciano, tu come sei con la manualità? Cosa sai fare con le mani? Eccezionale, posso fare tutto, parte in pubblico e parte in privato. Non... Senti, tra il dire e il fare cosa c'è? Il mare. No, c'è Black & Decker, infatti, tra il dire e il fare. E allora però dimmi, prepara. Eccoci qua pronti. Ecco. Allora, vediamo che cosa riuscirai a questo fare. Questo è un ferro da stiro. Sai stirare? No, ho domandato, è un ferro da stiro questo. È una nostra piallatrice Black & Decker. Ah, okay. Allora, con i nostri attrezzi Black & Decker, che cosa dovrai fare? Dovrai creare i buchi nei quali infilare le viti successive. Hai i risultati dei tuoi predecessori. Simone Butti 9, Zambrotta Valentina 8, Tacconi 1 solo. Scusa, ma posso ritornare domattina? No, lo fai domattina. Adesso. Senti, ti attrezziamo perché hai soltanto un minuto a disposizione. Ecco. Senti, occhiali mantieni i tuoi? Sì, mantengo i miei. I guanti dici che servono? I guanti non servono mai. Riparano dal freddo. Certe volte altre cose, ma insomma no. Senti, allora, siamo pronti? Pronti? Iniziamo con il tempo. Sei attrezzato? Hai già la tecnica? Hai pensato? Dunque, io devo prendere questo trapano, qua. Buchi. Buco qua. Aspetta che ti do il via, eh. No, sta buono. Per prima fammi fare un buco.
È una prova. No, che prova? Che prova? No, aspetta che devo dare il via. Ma poi no, metti la vite. Aspetta. Allora, fermi che lo fa lo stesso. Pronti? Diamo il tempo? Via! 60 secondi. Avanti, avanti, avanti. Vai, vai, Luciano. L'ha messa bene quella vite? Vai, Luciano, vai, vai. Vai, più potenza. Eccoli. Vedi? Bravo! Vai con la vite, l'affittatore, Black & Decker. Vai! Bravissimo! Aspetta. Vai, a quanto siamo? Tempo, tempo! 30. No, no, no! 30 secondi, vai, vai, vai! Guarda, a questo punto hai già superato Stefano Tacconi e stai per superare Sergio e Cosmi. E capirai, ho fatto parecchio. Vai, vai! Ok, quanto? 15 secondi e siamo al quarto buco. Vai, vai, vai. Prossima vite. E a questo punto 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Allora. Sono 5 però, No, no, Luciano. No, sono 5. Come sono 5? Ma sono 5, questo l'avevo già fatto, dai, ma avete fatto. Allora, scopriremo se i tuoi predecessori, colleghi, hanno qualche cosa da ridire. Dai, no, non c'è niente da ridire, pubblico, eccoli qua. Concediamo 5? Certo, sì. Vai, allora. Oh, tutti d'accordo, 5! E a questo punto, nella nostra classifica, per il momento, ti classifichi al terzo posto, dopo Simone Butti e dopo Valentina Domani Zambrotta. Domani però venga a rifarlo. Va bene, noi ti aspettiamo. Noi ci riaccomodiamo così poi ci Un'altra... salutiamo. Andiamo, accomodiamo. Luciano, sabato scorso è stata una giornata molto importante, ovvero il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza contro negli le stadi. Donne. Ovunque, ovunque, Luciano. E a proposito di questo, abbiamo pensato di dedicare alle donne che ci seguono e anche a te che sei qui nostro ospite, uno splendido brano che la Mimì Sara Band interpreterà per noi con la splendida voce di Nicole. La Mimì Sara Band, devi sapere, Luciano, che è Associazione Minuet, un'associazione che nasce da quella che è Mia Martini, un personaggio che ha fatto la storia della nostra sì, canzone, molto. Non soltanto musicale ma anche umana, quello che interessa solo chi ci ha fede, una donna di grande gavetta, di grande sofferenza ma che non ha mollato e ha fatto dei brani straordinari. E allora l'ascoltiamo proprio, Donne, Mimì Sara Band. Donne piccole come stelle, qualcuno le vuole belle, donna solo per qualche giorno, e poi ti trattano come un porno. Donna come l'acqua di mare, chi si bagna vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, e c'è chi invece la prende a botte. Parliamo sempre di calcio perché con te è difficile tirarti fuori dall'argomento calcio. Fa no, è facilissimo perché, attenzione, dimmi. È facilissimo anche perché io non sono uno pane e calcio. Io mi diletto praticamente a osservare la politica, mi diletto a vedere i film di James Bond, che mi entusiasmano in modo particolare perché avresti mi rivedo. Voluto essere James Bond? Ma guarda che a me mi chiamano Sean. Quindi voglio dire, non... Ti chiamano Sean? Sì, e io quando rispondo ai messaggi firmo Sean, perché chi mi chiama Sean non vedo perché debba deluderlo. Ti ringraziamo moltissimo per essere stato con noi. Volevo da parte tua, verso i nostri telespettatori, un consiglio per i giovani che si predispongano a una carriera sportiva al giorno d'oggi, che può essere sia come atleta, ma anche dietro le quinte, come hai fatto tu.
consiglio alle famiglie dei ragazzi di togliersi praticamente di mezzo e lasciare i figli giocare. Il problema di chi si accinge a giocare è un problema un po' particolare ed è anche quello di chi si accinge a fare il dirigente. Ci vuole carattere. La prima cosa è non perdersi mai di coraggio, perché se ci sono qualità può venire il momento buono e può venire il momento cattivo. Però se in quel momento il personaggio si perde di coraggio, non ha più la possibilità di inserirsi nel mondo che conta. Io questa dote qui ce l'ho avuta e consiglio a tutti quanti, ma Carattere e coraggio. questa è una cosa della vita però. Consiglio a tutti quanti di non perdere mai d'obiettivo l'obiettivo. E concludiamo così. Bene, Grazie per essere stato ci con noi. Ti mancherebbe, grazie a accompagno voi. perché è stata una bellissima conversazione, caro Luciano, davvero. E ti rinviterò perché mi sembra che hai un sacco di cose No, da raccontare. adesso D'ora in non poi vieni qui con esageriamo, me. non Però. Che Guarda che coppia, hai visto che siamo? Senti, adesso d'ora in poi però mi dovrai permettere di chiamarti Luciano Sean Moggi. Perché Perché? Sean, adesso che è Ah, questa cosa, Sean, sì, Sean, no, sì, mi piace c'è uno molto. di Parma che mi Facciamo una manda. posa da Bond, io e te. Vabbè, Dai, dai, qui mettiti facciamo. schiena così, dai, facciamola, No, dai. ma non ce Fai la così, arrivo. fai Non ce così. la. Così facciamo, Fai così. così, fai così. Però Spalla, ascolta, spalla. manca la pistola, prima cosa. E poi quando c'è la testa, però anche senza pistola si fa. Bravissimo, perché è l'arma più potente che abbiamo. Perfetto, come Grazie vuoi di te. Luciano. Luciano Moggi, grazie per essere stato con noi. Accomodati, prego. Splendido ospite, Luciano Moggi. Abbiamo scoperto anche un lato umano, spiritoso e un sacco di caratteristiche che ci sono molto piaciute. Adesso è il momento di scoprire quello che sarà il prossimo ospite. Che cosa vi abbiamo portato in studio oggi? Vedrete. Che cosa c'è prima? La pubblicità a tra pochissimo! Suicide Blonde, Ministra Band Giorgio! Solo chi c'ha fede, Suicide Blonde. Solo chi c'ha fede.